Allora, buon pomeriggio a tutti innanzitutto. Dire Gabriele va alla guerra, a parte che mi sembra un bel titolo, potrei rubarlo anche una traduzione, cioè un bel titolo per fare una puntata sull'annunzio, Gabriele va alla guerra. Ma presuppone però una cosa, dire Gabriele vuol dire... Ma non
non sa niente della nostra storia. Quindi abbiamo un compito da questo punto di vista della memoria che è molto, molto interessante. In più c'era un dettaglio che mi colpiva. Noi, per esempio, viviamo una stagione, per esempio io che lavoro in televisione, cerco di ribellarmi a tutto questo, però vi assicuro che è come spostare con le mani in una locomotiva. Sto parlando dell'anglofilia che ci ha preso, per cui per esempio se uno parla in televisione usa al 50% vocaboli, a partire dalla Cher per esempio, che sono tutti di derivazione inglese, no? Io ho scherzato l'ultima puntata per esempio di Woodwork con la storia dei dating show, che diavolo sono questi dating show, che sono quelli, diciamo, gli appuntamenti d'amore, insomma, di fidanzamenti via giornale. Allora, usiamo questo dating show e io giocavo con il fatto che dating show cosa vuol dire? Il calendario, no? Insomma, il gioco lì. Quindi siamo tutti preda di questo linguaggio. Per esempio, la prima cosa interessante di questo signor Gabrielli, ancora prima della guerra, di quel che questa mostra racconta, è invece la capacità di inventare un campo. Allora, io ho un elenco qui. Per esempio, se noi diciamo l'automobile al femminile, lo diciamo perché D'Annunzio ha deciso che non è un vocabolo maschile ma femminile, per esempio. Noi diciamo tramezzino, questo non la sapevo fino a ieri. Tramezzino se l'è inventato D'Annunzio, da sandwich lui si è inventato il tramezzino, per esempio. Parole come fusoliera, come velivolo e come folla oceanica. Pensate, noi giornalisti come usiamo questa parola folla oceanica, no? E mica ci ricordiamo che è inventata da. Oppure altri dettagli che mi hanno colpito, uno sapevo e l'altro no. Il nome Ornella si è inventato D'Annunzio. Liala lo sapevo, ma Ornella no, per esempio. Ma per esempio l'idea del milite ignoto, che evidentemente è una derivazione latina da mille signotus, ma in realtà noi lo usiamo, il milite ignoto, sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Ma anche questa è un'invenzione di D'Annunzio. Altro particolare che non sapevo, che ho scoperto per presentare questa mostra, il fiume Piave era la Piave, ma siccome, come dire, che l'Italia resistesse, era un po' femminile, erano altri tempi evidentemente, magari adesso avrebbe voglia di richiamarlo la Piave di un uomo, ma insomma lui ha imposto che si chiamasse Piave, perché è una resistenza maschia, virile, e quindi è il Piave, non la Piave. Vabbè, poi, essendo io milanese, questo l'ho imparato fin da bambino, la Rinascente si è inventata lui, questo lo sappiamo tutti, va bene. Ma un altro dettaglio interessante, lui si è inventato Maciste, per esempio. Questo personaggio di Maciste non è che esiste, se l'è inventato lui. Ecco, questo per dire che, beh, ora ve lo sappiamo, si è inventato i biscotti Salva, per esempio. Quindi, ecco, attenzione, è interessante. Perché sto dicendo tutto questo? Perché noi viviamo, cioè, noi dobbiamo raccontare, fare conto con una memoria, mentre noi, come dire, siamo ormai succubi di altre lingue. Cioè, la prima cosa interessante di D'Annunzio, che D'Annunzio grande, è innanzitutto un enorme inventore. Secondo me è innanzitutto, se voi siete gli studiosi, da quello che ho capito io, è un inventore di se stesso innanzitutto. Perché è un giornalista, un banale giornalista mondano che pascola a Roma, che racconta la vita mondana, da lì. Pensate cosa diventa nell'Italia fino agli anni 20 e 30, poi diventa un punto di riferimento assoluto, proprio è il Vaticano, la parola Vaticano, insomma, ci dice qualcosa. Quindi si è inventato tutta la sua storia, ma era, come dire, la prima cosa che mi piace molto di D'Annunzio, poi altre un po' meno, è che è un grande inventore di sé e del linguaggio, cioè pensate come lui, così imbevuto di cultura francese, così imbevuto di cultura europea, in realtà, per esempio, tratta la nostra lingua con una passione di invenzione che noi non abbiamo più, perché, ripeto, appunto, io dico ai miei colleghi, ma non possiamo dire un'altra volta, perché dobbiamo dire Cher? È un po' complicato, la Cher forse è l'unico che sarebbe giusto, ma noi usiamo tonnellate sempre di più di vocaboli stranieri, ma senza ragioni, proprio senza ragioni. E questo forse dovremmo imparare da noi. Però, veniamo in realtà al D'Annunzio che questa mostra.
importante della vita di Annunzio. Io ho guardato brevemente questa mostra e ho ritrovato, come dire, certo, ho ritrovato cose che in qualche modo già avevo letto, visto, però quando vai in mano poi gli oggetti, ecco, per esempio, questo è comprensibilissimo anche a un qualsiasi straniero che potremmo portare qui a questa mostra, che c'è una qualità dei testi, per esempio, degli oggetti testi. Abbiamo prima visto delle situazioni dei caratteri che sono molto affascinanti, e questo lo capisce chiunque, arriva a chiunque. Ci sono delle invenzioni grafiche nelle vetrine che vedrete fra poco, che sono assolutamente interessanti. Ci dicono di una stagione italiana assolutamente creativa da questo punto di vista. E io credo anche ovviamente più bella della nostra storia di oggi, perché abbiamo inventato, abbiamo cose bellissime, la videografica, il computer grafico, tutto quello che volete, però vedrete, là c'è del materiale che è una bellezza. Ecco, e questo già ci dice un'altra cosa, che la parola per D'Annunzio è anche, guardate che la scrittura di D'Annunzio, come lui scrive i suoi manoscritti, cioè è un uomo che è forma, non è un uomo solo di, come dire, di pensiero, è un uomo profondamente di forma ed è innovativo, abbiamo sentito le parole, ma insomma andate a vedere, vedrete quanta ricchezza c'è dentro. E però, se parliamo di D'Annunzio, in quegli anni misuriamo anche una distanza, questo è innegabile. Io per esempio ho fatto, per presentare questa mostra, ho fatto una cosa, sono andato a leggere più volte il famoso discorso che tenne il 5 maggio, se non sbaglio, del 1914 qui a Genova, al quarto, 15, scusate, non so se cosa serve la distinzione fra il giornalista che sbaglia e la professione, 15, attenti, solo attenti, io, ma no, i professori non possono fare dei refusi, giornalisti, sì, tanto che non l'ho scritto, l'ho solo detto, non so come. Quindi, perché, insomma, vuol dire esattamente il centenario di questa cosa qui, l'anno scorso evidentemente, è stato celebrato il centenario. Ora, e qui cominciamo a misurare però la distanza, perché se uno rilegge questo discorso, come dire, conviene sia detto sotto questo cielo affinché tutti, dalla maestà del re all'operaio rude, noi ci sentiamo tremare d'amore con un'anima sola. Oggi sta sulla patria giorno di porpora, questo è un ritorno per una nuova dipartita urgente in Italia. Se mai le pietre gridarono nei sogni dei profeti, ecco in verità nella nostra vigilia questo bronzo, la statua, il grande monumento di quarto, comanda, è un comandamento alzato sul mare. Io già negli anni 70, quando leggevo queste cose, un po' di brividi mi venivano, nel senso che facevo fatica a ritrovarmi in questo scrittore guerriero, onestamente. Poi i professori ci spiegheranno, come mi hanno spiegato in questi anni i professori, che in realtà quando un personaggio di questa levatura, con la caratura che ha, col fascino, attenzione, col fascino pazzesco che ha sulle giovani generazioni, arriva a Genova, e con questa lingua che noi oggi oggettivamente troviamo estranea, io la trovo strana anche da ragazzo, insomma, voglio dire, succede qualcosa, accesa tuttavia l'immensa chiusa fornace, o gente nostra, o fratelli, e che accesa resti vuole il nostro genio, e che il fuoco ansia, che il fuoco fatichi finché tutto il metallo si strugga, finché la colata si apra, finché l'urto del ferro apre il varco al sangue rovente della risurrezione, già da tutte le fenditure, già da tutti i forami biancheggia e rosseggia l'ardore. Già il metallo si comincia a muovere, il fuoco cresce e non basta, chiede d'essere nutrito, tutto chiede, tutto vuole. Ecco, Gabriele Vallaguerra poi diventa, cioè la parola sangue, estate a Caporetto c'erano 400.000 italiani fra caduti, dispersi e prigionieri e 46.000 morti. Ecco, questo è il punto, cioè
la parola sangue, dobbiamo rileggerla oggi, lo dico proprio da cittadino italiano del 2016, tenendo presente il frutto che ha dato. Non possiamo staccare la genialità di D'Annunzio dal fatto che comunque, pur pagando di persone, perché lo sappiamo, anche la volta ce l'ho racconta, cioè D'Annunzio non è che ha detto armatevi e partite, armiamoci e partite, ha detto armiamoci e partiamo, e ci è andato lui a di persone, c'è qualcuno, eccetera, eccetera, lo sappiamo, no? Però noi non possiamo, 100 anni dopo, adesso non dico voi storici, ma insomma lo dico da cittadino, ripeto, non da storico, quindi poi magari saprete spiegarci perché invece possiamo fare un buon annunzio, fra virgolette, quasi perdonandogli questa retorica del sangue. Perché la sua retorica del sangue. Io mi sono riletto tanti scritti di guerra in cui parla dei suoi commilitoni, in cui... E comunque c'è una retorica del sangue, e una retorica del sangue che, ricordiamoci, ha costato milioni di morti a tutta l'Europa. C'è un'intera generazione che grazie agli annunzi europei, ai marinelli e poi tanti altri intellettuali ci sono andati dietro, ha bypassato la struttura democratica del nostro paese, per cui i deputati sono stati obbligati da questa grande ondata delle rabbiose giornate di maggio a, come dire, a rinunciare al loro potere, perché così è andata. Hanno dato quelli che pensavano, quelli che avevano un cervello,